facciamo un brindisi a noi col caffè etiope africano. Alla salute. Perfetto. Bentornati amici Lorenz in der Schweiz, io sono Lorenzo Pardini, oggi sono qui con il mio ospite che tra poco vi presenterò, parleremo di tante cose interessanti, ma prima guardiamoci la sigla di Lorenz, lo sponsor di questo video e poi torniamo subito e andiamo con la sigla. Bene amici, prima di proseguire volevo introdurvi lo sponsor di questo video. Cambiavalute.ch è un servizio online di cambiavalute euro-franco, franco-euro, con il miglior tasso di cambio di tutta la Svizzera. Ho provato personalmente a cambiare il mio stipendio in euro e vi posso assicurare che ho risparmiato fino a 116 franchi rispetto al cambio della mia banca. Inoltre è un servizio sicuro perché tutte le transazioni avvengono tramite servizi bancari e i soldi non vengono persi. È trasparente perché non ci sono commissioni o costi aggiuntivi, cosa che invece avresti con altre banche. In più ricevi i tuoi soldi direttamente sul tuo conto bancario, quindi non devi andare allo sportello bancario o fare altre cose. È un servizio perfetto per i frontalieri che ogni mese devono cambiare il loro stipendio franco-euro. Però è anche indicato per chi risiede in Svizzera o per chi possiede un'azienda. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione sotto il video. Bentornati amici Lorenz in der Schweiz, io sono Lorenzo Pardini e oggi ho il piacere di presentarvi Maurizio. Maurizio Nappa, grazie per aver accettato il mio invito, grazie per essere qua oggi. Grazie a te Lorenzo per l'invito, buongiorno a tutti. Bene, tu sei un italiano in Svizzera, specialmente un italiano a Zurigo perché dal 2008 vivi a Horgen, che è praticamente questo paesino carino davanti al lago di Zurigo, nel canton sì. Zurigo. Sì. Quindi ormai sei perfettamente ambientato, immagino. Sì, adesso sono anche svizzero. Sono ambientato, io sono venuto qui per lavoro. Io mi occupo di sicurezza sul lavoro nell'industria chimica da più di 20 anni. Ero in Italia con una multinazionale americana a fare questo lavoro e nel 2008 ci fu l'opportunità di trasferirmi qui, di continuare il mio lavoro qui in Svizzera ed è così che sono arrivato a Horgen. Sono arrivato senza parlare una parola di tedesco e l'ho imparato qui strada facendo. Però immagino che nel tuo lavoro, essendo una multinazionale, si usa più l'inglese che il tedesco. Sì, io uso l'inglese, diciamo che il 70-80% del mio lavoro è in inglese, il 15% è in tedesco e quel poco che rimane ogni tanto in italiano. Ma con insomma, i colleghi italiani o del Ticino? Con i colleghi italiani, ma anche con qualche volta con degli esperti della sicurezza che parlano l'italiano e allora cerchiamo di così di confrontarci anche in italiano. Uso tutte e tre le lingue, comunque l'inglese è la prima lingua. Per quanto tempo ci hai messo a imparare il tedesco? Ci ho messo un po' di tempo perché qui la gente è molto gentile, quindi sì, quando parli in tedesco, anche se sbagli, non ti cazzano mai. No, quello no, ma soprattutto cercano di venire incontro, quindi se parlano italiano cercheranno di parlare loro in italiano, se parlano in inglese cercano di spostare la conversazione sull'inglese, però ecco, loro hanno questa gentilezza di cercare sempre di parlare la lingua dell'interlocutore e quindi questo rende l'apprendimento un po' più difficile, o meglio più lento, non più difficile. È nato quest'estate e io sono svizzero, sono napoletano, sono italiano, sono un viaggiatore, quindi ho cercato di unire un po' tutte queste cose e Pappece blog, si scrive Pappece blog, è una parola, il pappece è il vermetto della noce, quindi ho usato, anche una figura del blog. Ho usato un termine napoletano proprio per tornare alle mie origini e c'è un proverbio napoletano che dice dicetto pappece in faccia noce, ram tempo che te sportoso, vuol dire disse il vermetto alla noce, dammi il tempo che io ti conquisto, ti perforo, ti penetro. Ed è un po' questo, si tratta di avere pazienza, si tratta di avere tenacia e penso che questo proverbio mi rappresenti molto. In tutto quello che ho fatto, insomma, non è mai stato semplice, ma nemmeno particolarmente complicato. La tenacia, l'impegno portano i risultati, quindi per questo Pappece Blog.
poi ho visto le sezioni del blog, Home About, libri nascosti, secondo me, appunti di viaggio, storia di immigrazione, comunque ci sono vari argomenti, cioè non, sì, non sì, solo sì. Uno. No, ti dicevo infatti del discorso della molteplicità, non so, se partiamo dagli appunti di viaggio, siamo qui, ti ho invitato qui in questo ristorante eritreo che è uno dei posti che io frequento a Zurigo perché io mi sento a casa in Africa, in diversi posti sì, dell'Africa. Tu sei da 2008, sei a Zurigo, cioè sei qua in Svizzera, qua in un ristorante etiope africano ti senti in casa. Comunque. Sì, sì, mi sento molto più a casa in posti così. Io ho visitato 20 paesi, 20 paesi africani, alcuni più volte. L'Eritrea non ancora, ma conosco bene la cucina eritrea che mi piace, per questo ti ho invitato qui. E nella rubrica appunti di viaggio io racconto un po' delle avventure che mi sono capitate durante i viaggi, non sempre di viaggi di piacere, viaggi di turismo, ci sono anche viaggi di lavoro. Ma è comunque un incontro tra diverse culture, sì, e che poi scoprire... anche ad esempio l'Eritrea, ex colonia italiana ai tempi del fascismo, sì. Quindi immagino che gli elementi di italianità ci saranno un po' sempre nella cultura, qualche sì. Richiamo. E torniamo anche sull'Eritrea nella rubrica libri nascosti, perché cosa faccio in libri nascosti? Io leggo molto, poi soprattutto quando viaggio, le lunghe ore in aereo, le trasferte che insomma, e libri nascosti è nata perché volevo proporre quei libri che non hanno, che secondo me meritano e non raggiungono l'attenzione dei più perché sono scritti da piccole case editrici o magari sono scritti da autori stranieri non conosciuti in Italia. Diciamo, non hanno la cassa di risonanza, come dicevi te prima, di certi editori. Esatto, infatti io non parlo mai dei grandi in libri nascosti per due motivi. Il primo è perché io non ho nemmeno le competenze, io racconto quello che mi è piaciuto leggere, ma non ho competenze per esprimere una critica, ufficiale. Quindi io racconto quello che ho letto e cerco però di portare alla luce quelli che io ritengo dei gioiellini che la maggior parte della gente non conosce perché non hanno avuto l'attenzione. Non mi metterei a scrivere appunto di Manzoni perché insomma ci sono fior di professori mentre invece, non so, ho parlato per dire di Piera Ventre, che secondo me è una scrittrice italiana molto brava che ancora in pochi conoscono, Alessio Forgione lo stesso, un giovane scrittore napoletano, ma anche diversi scrittori stranieri, quindi la Emesi, Chimamanda Ngozi Adichie, e quindi andiamo in Nigeria, in quel caso lì. Ho parlato di Etiopia e di Eritrea in libri sul colonialismo italiano, c'è un libro del professor Labanca, La guerra d'Etiopia, che mette in evidenza un po' di nostra storia che io non conoscevo, per esempio a scuola io non l'ho imparata. Allora ecco, cerco in libri nascosti di portare alla luce questi libri che ancora pochi conoscono, o comunque cerco anche di dar spazio per esempio a Nadesha Uyangoda, che è una nuova italiana e racconta cosa vuol dire essere italiani non bianchi in Italia. Quindi cerco un po' di raccontare tutto questo. La storia di migrazione nasce dal fatto che quando io sono arrivato in Svizzera mi sono accorto che c'era tutta una retorica sulla migrazione italiana. Si pensava sì, magari che... più quella degli anni 60-70, come parlava Concetto nel suo libro. Cioè di... Sì, ecco, perché noi ci siamo conosciuti tramite Concetto Vecchio, eravamo presenti all'incontro della presentazione del libro di Concetto Vecchio, Cacciateli. Sì, quindi noi abbiamo, per la Svizzera ci sono due tipi di racconti sulla migrazione. Uno è quello della migrazione storica, quindi quella dagli anni 50 in poi, con tutte le sofferenze che ci sono state, tutte le complicazioni che i nostri connazionali hanno avuto e che spesso tendono a dimenticare, tendono a rimuovere, perché sono stati anni veramente duri. Veramente, insomma, la xenofobia in Europa è nata qui, ricordiamolo, con il primo referendum che voleva cacciare gli stranieri nel 1970, e poi ce ne fu un altro nel 74 dopo l'inizio della crisi petrolifera. Quindi quello è un racconto di migrazione. Poi c'è quello nuovo che è quello dei cervelli in fuga, molto romantico, che fa sembrare che gli italiani siano tutti geniali e se ne vanno perché l'Italia non ci merita. Però alla fine se questa seconda migrazione, posso dire io che sto qui da 15 mesi, ci sono anche altri connazionali che
fanno dei lavori normali, non sono tutti ingegneri, informatici. Assolutamente, e io stesso, io mi ritengo un migrante privilegiato perché appunto io sono venuto qui perché la mia azienda aveva un posto di lavoro qui e quindi per un'opportunità di lavoro, ma decisamente non sono un cervello in fuga, insomma. E quindi io quello che cerco di fare nella mia rubrica storia di migrazione è quello di incontrare i nostri connazionali e di ascoltarli, cerco di fargli raccontare le proprie storie ed escono fuori. Una voce, sì, cerco di dare una voce, perché la cosa interessante è che queste migrazioni non si conoscono fra di loro. Molto spesso quelli della prima migrazione che hanno fatto qui comunità hanno nel frattempo figli, nipoti che sono assolutamente integrati. Prima, seconda generazione. Sì, e molti sono svizzeri, per esempio, e non conoscono magari quelli che arrivano adesso. Nuovi, tipo me. Esatto, non conoscono i nuovi tipo te, non conoscono i cervelli in fuga e non conoscono quelli lì, per esempio, tutto il dramma che hanno subito i primi migranti. Non sanno che esisteva lo statuto dello stagionale, quindi potevano lavorare 9 mesi e poi dovevano andare via. Non potevano portare sulla famiglia. Non potevano portare sulla famiglia e non sanno del dramma dei bambini nascosti, perché insomma non tutti potevano permettersi di lasciare i bambini ai nonni e agli zii in Italia, oppure non tutti potevano permettersi il collegio alla frontiera, a Domodossola, a Como, e a volte questi bambini sono stati nascosti per anni in casa. Hanno subito anche dei traumi. Hanno subito dei traumi e hanno, per esempio, c'era il famoso film con Nino Manfredi, Pane e Cioccolata, c'era la battuta a cui io ridevo quando ero in Italia perché non avevo idea di cosa significasse, che in Svizzera negli armadi ci sono più bambini che tarli. Ecco, purtroppo è stato così. Questa è una realtà che molti dei migranti non conoscono. Allo stesso modo, però, molti dei migranti vecchi non hanno idea della nuova migrazione. Quindi ci sono persone che fanno dei lavori assolutamente normali, e nella rubrica storie di migrazione io racconto di queste storie tutte, quindi tu troverai il Maurizio che era, ci siamo conosciuti in Inghilterra più di 30 anni fa perché eravamo entrambi lì andati ad imparare l'inglese, ed è qui sul lago di Costanza a fare il pasticcere. Ma c'è Katia anche. Katia è una bambina nascosta, è una splendida settantenne che da bambina è stata nascosta fino a che il padre, per 3 anni, fino a che il padre è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno giusto. Quindi lei andava via, finito il suo periodo, il suo permesso col visto turistico, andava via, espatriava per poi rientrare nel portabagagli dell'auto del padre come clandestina, perché i genitori non avevano a chi lasciarla. Ma abbiamo anche altre storie. Allora, Maurizio, io ti ringrazio per averci fatto compagnia oggi con la tua storia, scritto il tuo blog, le tue impressioni, grazie, le curiosità. Grazie a te, grazie. Quindi a voi. Invitiamo, adesso vediamo anche su Sovrappressione, invitiamo gli amici a vedere il tuo blog, che su internet si trova, sì, su Google. Sì, sì, www.pappesheblog.it. Quindi per gli amici in ascolto, poi se hanno degli spunti, magari anche, oltre a scrivere a me, a scrivere anche a te, che tu sei sempre sui tuoi contatti sul sito. Quindi sei sempre disponibile a rispondere. Certo. Ho visto anche con me che mi hai dato subito una risposta celere, quindi se non rispondi perché sei in viaggio. Esatto, se non vi rispondo il giorno stesso abbiate pazienza, ma vi rispondo sicuramente. Vi risponderà. Quindi allora grazie ancora per averci seguito. Grazie a voi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, grazie. Grazie. Ciao ciao.